e lei ha detto che si è consentito di fare una vita normale. A noi? E per un attimo uscisse da me quel sol sulla tosse per buttarsi fuori ma resti imbottigliata qui. A qui la matita. Lei non fa mai più di me. Ma voi siete bravissimi. La quinta è tutta lì. Grazie, me ne vado? Resta ancora con noi. È tardino, allora me ne vado. Allora me ne vado, va bene così. No, resta con noi. Aspetta, anche perché dobbiamo mangiare ancora la torta. Madonna, la torta. Intanto però io vorrei salutare un'amica di Prometheus, ma un'amica di tutti noi, Rosanna Bampi. Rosanna Bampi. Rosanna, vieni con noi. Aspetti. Eccola qui, grazie Rosanna. Occupata anche di questo, mi sembrerebbe una cosa frivola, perché i medici, i professori, gli oncologi ci salvano la vita, no, decisamente, con le loro cure, con queste cure purtroppo difficili, dure, devastanti, ma ci salvano la vita. Però la vita ha anche una qualità, che è forse la cosa più importante, no? Quel tempo che noi siamo su questa terra dobbiamo cercare di starci al meglio. E anche quando si è malati è importantissimo la qualità della vita, che è data anche dal proprio e questo per una donna è importantissimo. Perciò io trovo che sia una bellissima iniziativa questa, per esempio quella che sentivo prima della parrucca, la banca della parrucca, perché abbiamo bisogno di sentirci donne, belle e desiderabili anche quando siamo malate. Perché è un momento della nostra vita difficile che supereremo, io penso di aver superato completamente, ormai chi si trova in ballo in questo momento sappia che poi ne esce fuori più forte di prima. Io in un certo senso racconto, vengo invitata spesso in cose di questo tipo, insomma, a parlare della mia malattia, racconto che quasi quasi ringrazio questo fatto di aver avuto questa malattia, perché mi ha dato una nuova vita, una nuova forza, una nuova determinazione che forse prima non avevo. E allora per chiudere, per salutarvi, io me lo sono tatuato sulla pelle. Quando ho finito la chemioterapia mi sono fatto un tatuaggio, mi sono scritta durabo in latino, che vuol dire durerò, resisterò. Ed è quello che auguro a tutti. Grazie a voi. Grazie a tutti, grazie ai volontari, grazie ai medici, grazie alla tanta gente che aiuta. Effettivamente posso dire di non aver mai subito un dolore così grande, se non attraverso
la scomparsa di mio padre, insomma mio padre aveva una certa età, qui si parla insomma che il tumore non fa sconti a nessuno e colpisce anche in giovane età, il male insomma bastardo dentro, è bastardo, non ha cuore. Però da un comico uno non si aspetta questo, il comico teoricamente dovrebbe salire su un palcoscenico, anche alto 10 cm, con la moquette. Io mi complimento con quelli che hanno ballato perché credo si siano scottati i piedi in maniera spaventosa, perché qua è difficilissimo, quindi un fiume, vero? Mi si sono bruciati tutti i galletti, qui le verrughe sono andate via in un attimo. Però insomma da un comico uno si aspetta sempre una sferzata, dice adesso sale e ci fa ridere, è difficile dopo aver parlato insomma di cancro trovare la parola, o meglio le parole giuste, insomma così. Mi succedeva quando facevo il Maurizio Costanzo Show. Maurizio Costanzo, quando era ancora comprensibile, mi chiamava, no, ma lui è un uomo gagliardo in salute, è fantastico, devo molto a Maurizio Costanzo. Io lo darò un po' a radio, perché lo posso dire tutto insieme. E lui mi chiamava e l'importanza della mia presenza in quella trasmissione la si poteva misurare in base alle poltrone, cioè le poltrone al centro di quel semicerchio che lui stesso insomma costruiva era la poltrona più importante. Se uno iniziava dal lato era quello in quella sorta di conclave era il meno importante. Quindi ho iniziato che mi avevano messo uno sgabello a fianco all'ultimo della terra. Quindi contavo, come si dice in latino, come due de coppe quando non si gioca proprio. Mano a mano che passavano i giorni, passavano gli anni, la mia poltrona veniva spostata. Vedi, salivo di grado, quindi che ne so, da brigadiere poi diventavo maresciallo e poi tenente colonnello. È una puttana. Mi fece generale, stavo al centro di tutto il semicerchio e ho detto, mo m'ha promosso, mo che votane, perché Costanzo se per promuovere qualcosa, allora. E ricordo che era la puntata dei bambini soldati, mo che gli dico, ma a me il sudavo freddo, mi ho preso una tachicardia, secchezza delle fauci, aumento della temperatura corporea, piedi freddi, cuore caldo, c'avevo tutto io. Costanzo, prima bambini soldato, io capivo che sommigati dalle mani capivo che l'argomento si era quasi esaurito. Ecco, passiamo all'argomento, cioè la società trova, cioè la violenza sulle donne, dai, perché sapevo che poi toccava a me. E a me toccava quando mancavano pochi secondi alla pubblicità, consiglio per gli acquisti, prima di consiglio per gli acquisti, toccava a me. Io lo sapevo, però già bambini soldati è un argomento, insomma. Poi la violenza sulle donne. Arriva questa donna, chiaramente che racconta una storia che non gli menava il padre, gli menava il marito, gli menavano l'amici, tutti gli menavano. E faceva pure rabbia, dico scusa, ma Dio, basta, e basta. Cioè, e lei era girata de spalle e gli avevano modificato la voce. Parlava così, qui sembrava Paperino Porello, Porella, però... Beh, lei ha raccontato una cosa drammatica, gli avevano menato pure prima di venire in trasmissione. Mancavano 30 secondi alla pubblicità. Questa lascia tutti gli spettatori gelati, proprio tutti quanti con le lacrime all'occhio, guarda poverella questa. E Costanzo, con la sua grazia di un mammute che entra da punta, si gira e mi fa, Bignano, allora, che ti dici di divertente? A me me ne era da piangere, io l'ho buttato sotto dal palcoscenico, almeno per trovare. E io non so cosa, sono andato in apnea, quindi non so bene cosa abbia detto,
So solo che il pubblico, quando ho finito quei 30 secondi, come Cyrano de Bergerac diceva al film della licenza Io tocco, sono riuscito a strappare una risata che lui ci ha infilato conciglio per i capitti. E abbiamo finito il blocco. Ora mi sento un po' nella stessa situazione, perché fino adesso insomma si è parlato doverosamente, devo dire, di questo problema, insomma, di come affrontare questo problema. Io vorrei invece aprire una parentesi, credo già aperta, insomma, vorrei aggiungere qualcosa sulla bellezza delle donne, sul fatto che le donne siano la parte migliore di noi umani e che senza donne non avrebbe senso la nostra esistenza. E non riesco a capire come ci siano ancora alcuni uomini che facciano violenza sulle donne. Questo dimostra di quanto siano incapaci gli uomini di parlare, pur sapendo che tante volte le donne sono difficili da capire. Capire una donna tante volte, che la donna mentre dice una cosa ne ha già pensate te. L'uomo chiaramente fa una cosa per volta. L'uomo, se sta al telefono, non può segnare un numero. Cioè, questo si sa. Lo vede. Pronto? Come? Come dici? Non può fare cucinare, dare a mangiare i ragazzini, chiude la finestra, accende il termosifone, spegne la radio. La donna fa la lavatrice, mette a posto le cose, telefona alla mamma, dice cose, prende la ricetta, naviga su internet, fa le cose, fa. Sono 73. Che uno dice, quante vite devi vivere? Tanto, no? Lascia, fai una cosa per volta, tu che ne sai, io c'ho da fare, devo andare a spicciare, devo pulire, la donna, quella... Io chiaramente, se parlo al telefono, non posso ascoltare, quindi, cioè, non posso fare due cose insieme, quindi, o mi fai parlare e poi... Quindi, guarda, l'uomo, questo è difficoltà. E sulla bellezza delle donne, tanto paventata, insomma, più che paventata... sostenuta prima il fatto che la donna si debba sentire bella, in effetti la donna, mettete le seduti però, se no siete non vediamo, non ostentare questo fatto che due fotografie che pure voi accasciate qua, sdraiate sull'erba fresca che c'è nelle gocce che vi si sente il brivido, fate vedere dietro che non hanno parlato, giustamente vogliono vedere, dai, forse, mettetevi di qua, siate bravi, dietro c'avete delle persone, avete delle belle spalle, ma i signori no. Le donne, la bellezza delle donne, la bellezza non scendono a compromessi, anche se purtroppo devono fare i conti un po' come tutti con la forza di gravità. La forza di gravità non fa sconto, cioè la forza di gravità, laddove il seno non ha subito purtroppo problematiche d'altro tipo, cede dopo un po' il passo a questa spinta verso il basso, cioè la forza di gravità inevitabilmente, insomma, passati 20 anni, ma anche qualcosa prima, tenta. E allora la donna trova degli espedienti, che la donna va alla ricerca. Quindi ci sono dei, anche qui, se il seno è leggermente cedevole, allora c'è un reggiseno che è Wunderbra, che cerca il seno, lo trova, lo aggancia e lo spinge, lo stringe, lo tira sulla roba e lo porta qui sotto il collo, tipo, e la donna questo lo sa fare bene. E per esempio la donna vede che ha una gamba non proprio tornita, ma che ha i tronchetti della figlia, ecco che arriva per esempio il tacco, quel tacco che può essere col plateau, quindi può essere 3, 5, 7, 21 centimetri, pezzi di marciapiede, aspettate che c'è un'altra cosa, la donna si sente sollevata, no? Sopra la media, e quindi questa gamba, che prima sembrava una busta da fare, ecco che si erge verso l'infinito, e questo la donna lo sa. Se per esempio la donna ha problematiche di pelle, quindi ha la pelle a buccia d'arancia, le smaiature, la cellulite, la ventresca, ecco, ci sono per esempio delle tazze perfette per una donna che non deve chiedere mai, magari contenitive, 1000 denari, che vengono date con un calzante, vengono messe queste calze e la gamba fa il suo effetto, fa la sua porca figura, con le calze non le viene. Alcune addirittura osano, laddove possono, la calza a rete però ha questa prerogativa, deve essere per forza usata quando la gamba è tonica.
perché altrimenti se la gamba è, come dicono i latini, traccagnotta, ecco che l'effetto rete fa l'effetto l'onda, cioè la gamba non è proprio eccitante, mancherebbe il piombo e il codice a barre col prezzo, però una donna consapevole sa cosa usare nel momento giusto. Quindi laddove altezza e mezza bellezza e la donna sa di essere di un'altezza mediterranea, cioè a livello del mare, cioè a zero, allora la donna mette un tacco, laddove c'è problematiche di muscolo montonico mette una calza. Per esempio sa la donna se i glutei hanno subito lo stesso effetto dei seni, cioè che subiscono la forza di gravità, ecco che c'è una mutandina brasiliana che solleva i glutei magicamente. È chiaro che se per sostenere i seni c'è bisogno del fil di ferro, per sostenere i glutei c'è bisogno del filo spinato, perché uno cammina e gli può arrivare anche dietro. Chiaramente una donna sa che poi su poi deve andare, per esempio laddove le dita non sono quelle affusolate, sono 5 viuster che escono da un panino all'olio, ecco che le unghie, quelle finte, possono essere aggiunte e la donna ha una mano straordinaria, con delle unghie di una metrata e mezza, può anche fare le crepe, per esempio, con quelle unghie, non può pulire tutta casa, non può rifare i letti, sennò le unghie gli si incastrano dentro al materasso, però può pulire gli angoletti da lontano, grattarsi, può fare mille altre cose. Ecco per esempio che laddove le labbra sono strette, quindi non c'è più, non ci sono più quelle labbra di una volta, quelle carnose, ecco che il rossetto deve essere messo ad arte e deve andare a marcare un po' più di labbro di quello che in effetti c'è. Quindi la donna mette quel 2 centimetri sopra, quasi sotto il naso, a marcare, poi mette anche un bel contorno labbra, ecco che se le ciglia sono bruciate come quelle di Niki Lauda, ecco che ci vengono messe le sopracciglia col mascara, vanno date delle passate di mascara con la marzocca e con la prima mano, tra la prima e la seconda mano vanno passate 6 ore e mai battere gli occhi, perché se battono gli occhi si appiccicano e rimangono cicatrizzati perché non si aprono. Quindi la donna deve stare là. Quindi per fare le gambe mette 7 pezzi di qua, mette le calze, e così, poi mette le cose mutandine, quello, tutto quello. Il seno che tu hai accogliato con quello, le unghie tutte quello, e dopo tutto quello, occhi tutti così. I capelli, laddove c'è la alopecia areata, la donna sofferisce, mettendo l'extension qui, che nodi, a viva pelle, perdonate così, la donna messa così, e allora quando un uomo vede una donna così, rimane colpito, poi un uomo di fronte proprio all'aumento del testosterone, perde completamente già a pochi neuroni, riesce a ragionare proprio quando è sabbio, figura di fronte alla bellezza tale l'uomo appaita. E allora succede, per esempio, è capitato, sono di volte una donna così, porti a letto, l'uomo la porta a letto, perché è il luogo deputato dove poter così esorcizzare la vita, no? E allora la porti a letto e la donna chiaramente si sente come un momento che dice, scusa tesoro, me ne vado a fare il trucco, mi metto in desapie, ma direi, lei si chiude al bagno, l'uomo è andato, e fa una botta alla tacca, chiaramente la grazia di un uomo si distingue anche in questo, mentre lei va al bagno, la prima cosa scende dai tacchi, e già non si vede manco più lo specchio, sgancia le unghie, sgancia le estensioni, strappa il reggiseno, sfila le mutande, leva le calze, apre la porta e tu gli fai, nonna, ma che stai a fare a casa? Ora chiaramente se parlassi così sarei un maschilista e basta. Invece anche l'uomo non sembrerebbe, ma anche l'uomo ha i suoi difetti. Tu guardi così l'uomo anche nei 50-70 non ha difetti, però l'uomo ha dei difetti. Guarda, sembra strano, se tu lo vedi contro luce o anche fronte luce o dietro luce, anche al buio l'uomo si vede dire. Per esempio, il difetto è l'uomo ha questo pancino, no? Mentre la donna il grasso lo mette nei glutei delle cosce, l'uomo ha questo pancino che quello che magna, che ha una botta, lo mette tutto qua e poi fa i conti d'estate, per esempio al mare, sono ancora quegli uomini che portano il costumino come fossero dei 17enni, no? Sai quelli Palm Beach, quei costumini, e la panza gli copre completamente il costume, da lontano
Cicas, sembra veramente una pianta tropicale. E lui dice, ma te vergogni, ci sta così, si asciuga subito. Perché in effetti l'alternativa al costumino è il costume quello alle ginocchia, quello, se ti fai il bagno, prima che si asciuga c'hai le artrosi, perché ormai non si asciuga più, perché c'ha quella mutanda dentro, che è raccoglitrice di sabbia, non so come l'uomo che mette quella cosa va a casa e dentro la mutanda c'è un po' di sabbia, una conchiglia, una sedia sdraia, ragazzi, vada a giocare un po' da un'altra, non sai com'è, sei manco sceso nella battigia, stavi in macchina tutto il tempo, 8 ore pure c'è la sabbia, non si sa, comunque, ecco, va messo quel costume, eventualmente ci sono dei consigli, per esempio, dato un uomo deve confondere, insomma, questa pancia, la prima cosa che fa, mentre gli altri si stanno spogliando, si deve spogliare più tardi e fare prima. Quindi al volo, tutto sudato, si butta sulla sabbia, si impana, e specialmente se la sabbia è nera, non si vede perché la sabbia nera sfina. Bisogna rimanere sulla battigia, è meglio scavare prima una buca e starci di pancia, così non si vede il dislivello, diciamo, e se qualcuno dice andiamo caro a prendere un gelato, e lui l'uomo col passo del giaguaro piano piano a prendere il calippo. Si vedono strisciate di sangue tipo le foche al Polo Nord, però si può dimagrire facilmente. Ecco, altra cosa per far dimenticare questo vaccino, per confondere un po' la vista femminile, è prendere il boxer, molti lo fanno, e spostarlo sopra, cioè sotto si vede, quindi la pancia va slusata su questo, però se la pancia è tanta, il costume va portato sopra il livello, anche sotto leggermente del petto, e siccome il costume c'ha il laccio, ecco che il laccio confonderà un po' gli occhi femminili e sembrerà un addome fantastico con la tartaruga al brodo. C'è un altro espediente, che questo è antico come il mondo, quello che l'uomo deve prendere un po' di fiato, prende fiato e non lo riprende più, lo prende a maggio, lo riprende a settembre, passa la stagione di 4 mesi, certo di fare dei corsi di yoga non indifferenti, perché se sfiata poi ad agosto poi si muove. C'è per esempio un altro problema dell'uomo, è la perdita dei capelli. L'uomo purtroppo perde i capelli, li può perdere in varie zone, qui dietro per esempio, questa è la parte principale, così quelle che chiamano i medici la voglia del ginocchio, di piazzetta, insomma, quelli di medici, dicono che questa voglia qua, dove c'è la voce areata, ecco, questa qui, questa è facilissima, perché l'espediente più economico è il tappo di sugo. Il tappo di sugo che va bruciato, tu alle feste, lo passi così, con lo specchio per passare la tua moglie, certo se piove, so caso, che cola tutto, si vestiti non è bellissimo. Allora dice, ma noi vogliamo qualcosa di che tenga nel tempo, perfetto, allora tricologicamente qui c'è un'azienda che fa, c'è il trapianto, vengono presi dei capelli, in altre zone vengono presi col bulbo, vengono sbulbati tipo dai stinchi e vengono rimessi qua. C'è addirittura qualcuno che azzarda lo sbulbamento dei peli proprio dove sono più irti, gli uomini c'erano i peli irti, che vengono uno per uno sbulbati e rimbulbati dove serve, e chiaramente qui si avranno capelli lisci e qui tortiglie, perché incatturano il petto e ne spezzeranno la spazzola ogni cosa. C'è per esempio un altro posto dove perde l'uomo, perde i capelli, ecco, questa allontanarsi anno dopo anno della linea dei capelli all'indietro, cioè questa, la cosiddetta fronte alta, eccola lì. Allora lì chiaramente dove l'alopecia aumenta, allora se è proprio la perdita completa c'è il famoso riporto. Uno fa crescere una bella basetta da una parte e col pettinino con l'acqua la mattina la riporta sopra, cioè riporto normale a girello, che è più complicato da fare chiaramente, o il doppio riporto, la fai crescere così lunga, fai un primo giro, poi ne fai un secondo, ti fa anche la barba, che ha quell'area intellettuale, che non è male. Il problema è quando per la perdita dei capelli avanza sempre indietro e quindi qui la linea non si possono aggiungere i capelli, però c'è un intervento al Day Hospital,
se la fronte, la linea di demarcazione dei capelli va all'indietro, è facilissimo, che si va al day hospital, una piccola anestesia, vengono spostati gli occhi un po' più su e non si nota niente. E questi sono piccoli esperimenti, io penso che voi abbiate preso consigli che qualcuno magari... Oh, adesso credo che ci siano altri due blocchi di spettacolo, due blocchi, perché si è fatta una certa, no? Si sono fatte... Certo, c'è gente che credo sia anche già si sia appisolata sul tiramisù dei pompi. Tiramisù dei pompi è veramente buono, veramente. Però no, io adesso vorrei andare via perché c'ho da fare, perché c'è un cazzo, però nel senso che sono devo, se no sarei qui delle ore, questo palcoscenico poi è veramente. Mi fa pure paura per quanto è veramente. Che ho toccato un tasto, che cos'è? Un tasto dolente, partita la musica. No, veramente, adesso credo ci sia il presentatore. Lucia, tu sei il presentatore e questo ti vediamo. Mi aspetto sempre una brutta notizia del TG1, non so perché, mi dai questa cosa che... Perché poi c'è una cosa dei presentatori del TG1. Che sono brave persone, tu li vedi, sembrano, ma sono brave persone. Però... quando dicono cascato un aereo, cazzo, tutti quanti a casa dicono cosa, per fortuna non ci sono italiani, uno si preoccupa, ma sono morte 300 persone, ma perché stanno in... uno si preoccupa dice, ma perché un italiano, se muore un italiano che succede, che stanno in estinzione? Oppure dice Libano, succede cose per strage, morti e feriti, tutti morti, tutti morti, sono tutti morti, così, però per fortuna, tra le vittime, non c'è. Ma torniamo ai fatti di casa nostra. Ma fatti, ma posso... Devo dire una cosa, mia madre per esempio, che c'ha la memoria di ferro, cioè arrugginito però, perché mia madre ama i telegiornali, se ne vede, ma fossero tutti i telegiornali. L'unica cosa che interessa sono i telegiornali. E mia madre, siccome la notizia è sempre quella, il telegiornale delle 6, però male poi viene rispecchia quello, perché c'era uno ogni mezz'ora, poi non solo, lei fa il saltapicchio, per cui se li vede tutti, dalla 7, tutti, se Teleroma 56, C6, Tele Tuscola, Telenorba, cioè se li vede tutti, e la notizia è se morono tre persone a E6, di gas, una fuga di gas, boh, sono morte tre persone, mia madre si inquieta, ecco, poi se vede il TG2, altri tre, vedi, perché insomma, quando arrivo io verso le 7 della sera, sono una sessantina di persone che sono morte con cazzo. E mi fa, hai visto oggi la gente morta con cazzo? Lo so, io compro la bombola del più sicuro. Ma questo bisogna dire a mia madre che devi dire, mi ha fatto ridere. Comunque, detto questo, sono molto contento di andare a casa, cioè di stare qui e andare a casa, nel senso che sono molto contento di essere stato qui, spero veramente che voi continuate a fare cose grosse, che veniate aiutati e di continuare così, di pensare che alla speranza, che è l'ultima a morire, e di vendere cara la pelle di tutti quanti. Grazie tanto. Yeah.